Un anno di carcere e un anno senza patente, la donna responsabile della morte di un 14enne di Busca ha patteggiato. Operaio muore a 33 anni durante il collaudo di un macchinario alla Merlo di San Defendente di Cervasca. L'azienda annuncia il lutto e chiude per un giorno. Cuneo e la sua fiera del marrone, taglio del nastro, venerdì mattina, Castagna, Regina, fino a domenica. Pallavolo maschile, Cuneo pronta all'esordio in A3, domenica al Pala, Ubi Banca arriva a San Donà di Piave, il libero Prandi, non vediamo l'ora di scendere in campo. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telegranda. In apertura di questa edizione la cronaca giudiziaria ed in particolare la chiusura del procedimento a carico della donna che nel luglio del 2018 travolse e uccise con la propria auto un ragazzo di appena 14 anni che stava transitando sulla stessa strada ma in bicicletta, stava tornando a casa dopo essersi fatto tagliare i capelli. La dinamica ricostruita dalle forze dell'ordine e anche dal perito nominato dalla procura di Cuneo avrebbe stabilito con chiarezza che la responsabile dell'incidente mortale fu proprio la conduttrice dell'auto, una giovane 24enne del territorio cuneese. Il ragazzo non causò l'incidente, morì poco dopo il ricovero in ospedale. Nel corso del procedimento è stato chiesto di patteggiare la pena, una decisione che è stata accolta dal giudice del Tribunale di Cuneo. La donna ha patteggiato per un anno di reclusione e un anno senza patente. Ed ora veniamo al tragico incidente sul lavoro avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 18 ottobre, intorno alle 11 del mattino. Un uomo 33 anni è morto in seguito ad un incidente durante un collaudo di un macchinario. Un grave incidente mortale si è verificato nella mattinata di venerdì 18 ottobre a San Defendente di Cervasca, alle porte di Cuneo. Ancora una volta si tratta di un incidente sul lavoro. È avvenuto allo stabilimento Merlo, leader mondiale nel settore dei sollevatori telescopici. Intorno alle 11 del mattino un operaio di 33 anni sarebbe stato colpito da un macchinario che lo stesso operaio, con un collega, stava controllando per il collaudo. Immediati soccorsi, prima dei colleghi, poi dei medici del 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove è arrivato ancora in vita ma è morto poco dopo il ricovero. In ospedale è stato portato anche il collega in stato di shock. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri e dei tecnici dello Spresal, che non hanno avanzato ufficialmente nessuna ipotesi. Amilcare Merlo, fondatore e presidente dell'azienda, si è recato al pronto soccorso per incontrare i familiari dell'operaio. Quindi è tornato in azienda e ha annunciato la chiusura per tutta la giornata di venerdì in segno di lutto. Andrea Barale, questo in nome della vittima, lascia la moglie, due figli, genitori e un fratello. Abitava in frazione Madonna dei Boschi di Boves e lavorava alla Merlo da 16 anni. Un incidente sul lavoro si è verificato anche ad Alba, questa volta fortunatamente con conseguenze meno gravi. Un uomo di 50 anni, gommista, è stato ferito a causa dello scoppio di una gomma, ha riportato la frattura alla gamba. L'uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Alba. Le sue condizioni fortunatamente non sembrerebbero gravi, ma ovviamente ora resta sotto osservazione. Oltre all'equipe del 118 è intervenuto anche lo Spresal dell'ASL CN2 per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. E a proposito di cronaca, un incidente frontale si sarebbe verificato nel pomeriggio di oggi, uno scontro fra due auto nel territorio di Villa Falletto, ma la ricostruzione è ancora in corso, pare che ci siano delle persone ferite, anche uno in modo grave. Nel corso del telegiornale, se ci saranno ulteriori aggiornamenti, ve li comunicheremo. Ed ora andiamo a Borgo San Dalmazzo per la denuncia di due donne sorprese a rubare abiti in tre negozi. I carabinieri della compagnia di Borgo San Dalmazzo hanno denunciato due donne di 42 e 32 anni, entrambe di origini nordafricane residenti a Dronero, perché ritenute responsabili di alcuni furti di vestiti in vari negozi di abbigliamento della zona. I militari, a seguito di una segnalazione partita dal personale dell'OVS di Borgo San Dalmazzo, che aveva notato le due donne aggirarsi all'interno del negozio con fare sospetto, sono giunti rapidamente sul posto e all'interno della macchina di proprietà di una delle due hanno rivelato
rinvenuto numerosi capi di abbigliamento. Insospettiti della quantità di merce rinvenuta e verificata la provenienza dei vari manufatti, i carabinieri hanno approfondito gli accertamenti, scoprendo che le due donne nella stessa giornata si erano rese responsabili di altri due furti in altrettanti negozi, il DAFA e l'Ipercity di Cuneo. A seguito delle verifiche, la merce, del valore commerciale di circa 250 euro, è stata restituita ai titolari dei negozi derubati. Le due donne dovranno invece difendersi dall'accusa di furto aggravato continuato in concorso. E ancora per la cronaca, si attende la prognosi del bimbo coinvolto in un incidente domestico la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, avvenuto intorno alle 16 di questo pomeriggio a Caramagna, Piemonte. Immediato l'allerta e l'intervento dei medici del 118 che hanno richiesto il trasporto in elicottero del bambino alla Regina Margherita di Torino, dove appunto la prognosi è riservata, si sa però che ha riportato un trauma toracico. Se ci saranno novità le daremo poi nel corso del TG. Intanto restiamo nel territorio torinese: oltre 2 milioni di chiamate in 5 minuti avrebbe scatenato un vero e proprio inferno tecnologico l'attacco hacker ai siti istituzionali della Regione Piemonte, del Comune di Torino e GTT, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico. A sventarlo il CSI Piemonte, ovvero la società in house piemontese per l'informatica. Sono circa 150.000 al giorno i blitz sventati dalla CSI, che in Piemonte gestisce più di 900 km di fibra ottica e 40 milioni di ricette elettroniche all'anno. E quanto è emerso nel corso dell'incontro tra i vertici del consorzio e il presidente del Consiglio regionale? I dati confermano che il percorso intrapreso dal consorzio negli ultimi anni è positivo, l'auspicio è che sia sempre più vicino ai cittadini e alle imprese. Ed ora noi torniamo a Cuneo per uno degli eventi principi del periodo autunnale, la Fiera Nazionale del Marrone, che è stata inaugurata proprio nella mattinata di oggi e che è stata anche occasione per presentare un dolce gemellaggio con la siciliana Modica. 21esima edizione, cosa significa questa manifestazione che continua a crescere per la città e per il territorio? Beh, è davvero una grandissima vetrina del nostro territorio. Il nostro territorio si racconta attraverso le eccellenze della produzione agroalimentare, la grande capacità dei nostri agricoltori, dei nostri contadini di investire nella qualità del prodotto e la grande capacità dei nostri artigiani nel trasformare il prodotto. Ed è un bel modo di raccontare un territorio che non ha solo agroalimentare, non ha solo enogastronomia, ma ha tanto da offrire in termini di paesaggio, di cultura, di accoglienza, di arte, di saper fare. Il nostro è la provincia di Cuneo, è una provincia che davvero ha tantissima sostanza e deve lavorare sull'immagine. Iniziative come questa, come tante iniziative prestigiose che ci sono sul nostro territorio, ma penso alla Fiera del Tartufo ad Alba, piuttosto che la Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo, piuttosto che tante altre iniziative che ci sono sul nostro territorio, sono di fatto degli acceleratori per rendere il nostro territorio più conosciuto, per renderlo più visibile al mercato, non solo al mercato agroalimentare, ma al mercato turistico globale, e credo che questo significhi insomma, presenze, posti di lavoro, economia nelle vallate, insomma tutela del territorio, ha una serie di ricadute positive che vanno valorizzate, e credo che la grande presenza che c'è a tutte queste iniziative, che c'è anche qui oggi, testimoni che questa è una strada giusta da perseguire. Noi ci aspettiamo che venga tanta gente a visitarci e speriamo di essere riusciti nel nostro intento di migliorare sempre di più quelle che sono la qualità degli espositori che arrivano non solo dalla nostra provincia ma da tutta l'Italia e anche dall'estero, cercando di offrire ai visitatori dei prodotti unici e di eccellenza. Un incontro molto felice, quello del cioccolato di Modica con la castagna di Cuneo. Eh sì, penso che dobbiamo cercare tutti insieme di poter mettere su un unico paniere tutte le nostre eccellenze, le eccellenze anche del dolce, quindi sotto un unico marchio, perché quando si esce fuori il Made in Italy, specialmente l'enogastronomia, sono il valore aggiunto della nostra Italia.
I prossimi anni la sfida sarà questa, cioè riuscire a salvaguardare i nostri marchi, cercare di non farli falsificare, perché credo che il valore aggiunto di qualsiasi attrazione per questo territorio, ma per qualsiasi territorio, è il cibo. Quindi per questo stiamo lavorando tutti insieme per cercare di unirlo, stiamo lavorando spostandoci da una parte all'altra dell'Italia. Noi la nostra esperienza l'abbiamo portata avanti con il cioccolato, con il riconoscimento dell'IGP, lo vogliamo completare riuscendo a mettere insieme sotto questo marchio Dolce Italia tutta l'Italia del dolce che conta. Ovviamente alta anche la partecipazione degli esponenti del cosiddetto mondo economico, che sono anche in qualche maniera portatori in fiera di quelle che sono le eccellenze. Solo Confartigianato Imprese Cuneo accompagnerà alla fiera di quest'anno circa 70 espositori dei settori alimentari e manufatturiero, che presenteranno al pubblico prodotti come sempre di alta qualità, espressione delle eccellenze artigianali del territorio cuneese. Naturalmente molti erano gli enti di categoria e gli enti economici presenti all'inaugurazione. Presidente, 21esima edizione della Fiera del Marrone, ormai diventato un appuntamento fisso per il territorio, e naturalmente Confartigianato è vicino anche quest'anno a questa manifestazione. Sicuramente, quest'anno poi ancora di più, perché l'anno dei creatori di eccellenze ci vede ancora di più a fianco di una fiera come quella del Marrone. Una Fiera del Marrone che da sempre è vicina a tante imprese che partecipano a questa fiera, con quello spirito importante di continuare a far conoscere quel made in Granda che ci contraddistingue e che ci rende oramai famosi in tutto il mondo. Quest'anno all'interno dello stand di Confartigianato quindi saranno presentato il progetto Creatori di Eccellenze, avremo due show cooking e ripresenteremo quello che è il nostro percorso, che nel 2019 ci ha visto presenti in tutte le fiere più importanti di questa provincia. Insomma, un modo di fare rappresentanza per dimostrare e rendere pubblico quel valore artigiano che contraddistingue le tante nostre imprese. Questa incredibile costellazione di avvenimenti, di opportunità, di luoghi, di prodotti che servono in questo autunno regale, io credo, della provincia Granda, per portare in alto, credo, le nostre grandi storie. Con la castagna abbiamo costruito la storia addirittura di questa nostra comunità nel tempo. Era espressione allora più che altro della nostra povertà, era l'espressione più che altro dell'unico alimento che in determinate aree noi disponevamo. Oggi è diventato un po' un simbolo che deve essere riproposto positivamente per farlo diventare, insieme a questo paniere straordinario di cose che noi disponiamo, per creare attenzione, cultura e anche opportunità per venire a visitare questa magica Granda. E la fiera delle fiere credo che sia un po' la fiera regina di tutto il territorio cuneese, con le sue decine di migliaia di visitatori che in questi 3 giorni affolleranno la città. Deve diventare sempre di più fulcro e cardine della promozione turistica del nostro territorio, soprattutto vetrina importante per i tanti prodotti eccellenti del territorio cuneese. Si è parlato tanto di straordinario, ma veramente è una fiera straordinaria? Beh, lo è, perché intanto ha resistito alla crisi in generale, alla crisi anche della castagna, a momenti che potevano mettere in discussione. Eppure la fiera è davvero una cosa eccezionale, perché mette insieme una comunità, fa vedere i valori di una comunità che sono anche valori alimentari, e fa vedere che insieme ce la si può fare. Legare il territorio a un prodotto è ancora sempre vincente? È sempre vincente. Io porto avanti una battaglia del mio maestro, di Luigi Veronelli, che è per le denominazioni comunali, perché ogni comune si possa identificare col suo prodotto, col suo piatto, lo metta per iscritto, faccia una delibera e lo consegni alle generazioni future, perché anche loro potranno scommettere su questo valore identitario che è un prodotto. E la Fiera del Marrone, la scoperta dell'eccellenza è abbastanza totale, a 360 gradi, non solo con la vista e con il palato, ma in fiera i maestri artigiani portano anche la possibilità per grandi e piccini, attraverso dei laboratori didattici, la possibilità appunto di effettuare delle dimostrazioni che permetteranno a tutti di provare direttamente a produrre le eccellenze gastronomiche del territorio.
Radio Il Sapere incontra il saper fare, così è stato presentato, coniugando i valori veraci dell'artigianato, l'impegno, la passione, l'ingegno e la creatività. Alla inaugurazione di questa mattina era alta anche la presenza e la partecipazione di molti esponenti politici. Al nostro microfono Mino Taricco, Marco Perosino e Giorgio Vergesio. 21esima edizione della Fiera Nazionale del Marrone, un momento per dare visibilità alle eccellenze del territorio, un territorio che è da sempre vocato a farsi ricordare proprio per i suoi sapori. Sì, in effetti è vero, tutte le fiere della nostra provincia sono cresciute, questa è la festa del capoluogo che capita nel momento più adatto, l'autunno, che è specifico per l'enogastronomia in generale, soprattutto per questo prodotto, la castagna, che da prodotto povero, se ben valorizzato, ben spiegato, diffuso, qualifica una fiera, qualifica una zona. Sono molto contento di ciò che sta avvenendo, nel senso che la fiera è fatta di banchi e di espositori molto selezionati, ha degli ospiti anche dall'estero, credo che avrà un successo enorme in termini di presenze, che sia ben programmata e che contribuisca assieme a tutte le altre fiere, che sono altrettanto valide, a diffondere l'idea che la provincia di Cuneo è una provincia grande, ma è grande veramente in tutti i sensi, per la sua gente, per quello che ha fatto in passato, per quello che sta facendo ora, per vendere bene i propri prodotti. Beh, la Fiera Nazionale del Marrone è una vetrina stupenda per i prodotti del nostro territorio. Se devo essere di parte, parlo anche della presenza qui del Porro Cervere, che è un prodotto che a breve verrà poi promozionato, esposto e divulgato il più possibile sul nostro territorio nel mese di novembre con la fiera. Però devo dire che la Fiera del Marrone è stata un'idea, una creazione importante, perché viene in un momento dell'anno, in un periodo dell'anno come il mese di ottobre, laddove ci sono una serie di eccellenze sul nostro territorio che devono essere valorizzate. Noi siamo convinti che continuare su questo passo, sia a livello di Parlamento che di Governo, dobbiamo dare una mano ai nostri territori proprio in questo senso, perché valorizzare il prodotto tipico vuol dire valorizzare le imprese, le famiglie e il futuro della nostra terra. Stiamo valorizzando la straordinaria qualità delle nostre produzioni, qualità maturata in un contesto ambientale dove il mondo agricolo ha fatto bene il suo lavoro e produce prodotti e materie prime di grande eccellenza, e dove un artigianato, un'impresa intelligente che ha puntato sulla qualità, ancora una volta scommette su questa qualità e ci presenta una vetrina straordinaria delle proprie produzioni, che sono un po' il vanto del Made in Italy, ma anche il vanto di questa terra. Torniamo brevemente alla cronaca per un intervento andato a buon fine, condotto nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre, nel territorio di Ormea, dove i vigili del fuoco proprio del paese sono riusciti a salvare un cane da caccia che era rimasto intrappolato nella trappola di un tasso. Si è reso necessario l'intervento con un escavatore e il cane è stato così recuperato dai vigili del fuoco. A dare l'allarme sono stati appunto alcuni cacciatori che avevano visto il cane intrappolato nella trappola. Ed ora torniamo a parlare di eventi, torniamo a parlare di eccellenze del territorio della Granda. Una delle più apprezzate anche fuori i confini provinciali è sicuramente la cupetta. Torre Mondovì, domenica 20 ottobre arriva la sagra della cupetta. Che cos'è la cupetta? La cupetta è un prodotto fatto con miele, nocciole e noci e avvolto in due ostie. Come comune abbiamo dato la DECO, la denominazione comunale, alla cupetta con la zuta. Perché? Perché abbiamo rispolverato una tradizione antica dove si era molto più poveri, soldi per comprare tanto miele non c'erano, quindi facevano una mistura con le castagne bianche, le facevano sciogliere, si mette un po' di miele e si fa la cupetta, la zuta, come si faceva mia nonna. Cioè, la tradizione, spiaceva che si perdesse la tradizione di un prodotto che aveva centinaia di anni di vita. Quindi domenica che cosa succederà? Succederà che cupette con la zuta ce ne saranno, non ce ne saranno un'enormità perché sono molto più laboriose. Ci sarà anche la cupetta tradizionale che non ha la DECO, quella lì, questo sia ben chiaro, perché ce l'hanno a Mondovì, mi pare l'alberghiero,
e ci sono bancarelle, ci sarà anche un'animazione di un complesso. In quanti siete a fare questa cupetta difficilissima da realizzare? Infatti saremo una decina, secondo le serate, perché alle volte ci sono delle serate che gente ha degli impegni per cui vengono sostituiti o mancano e ce la facciamo semmai un 5-6. E qual è il segreto nel farla? Il segreto nel farla è fare bollire appunto ste noci e nocciole con il miele e poi fare bollire le castagne senza buccia per ore e ore e ore sulla stufa fin tanto che diventa una crema. E questa crema viene mescolata insieme a sti ingredienti e poi lasciata raffreddare e messa insieme a due ostie. Ma lei se la ricorda qualche parente, qualche nonna che già la cucinava, com'è? Mia mamma che mi ha insegnato, perché altrimenti io non sarei stata capace, perché lì è un metodo molto particolare con queste castagne, poi devono essere cotte lentamente sulla stufa. Quindi, e grazie alle vecchie generazioni del paese. Per forza, per forza. La storia della sindaca di Argentera è arrivata al Quirinale, da 15 mesi il municipio non ha più alcun dipendente, così il sindaco di Argentera, che conta 77 abitanti, è costretto ad aprire e chiudere gli uffici occupandosi di tutte le pratiche burocratiche, mentre il vice sindaco e l'assessore sbrigano i lavori da cantonieri. La prima cittadina, Monica Ciaburro, deputata di Fratelli d'Italia, ha scritto un appello al Presidente della Repubblica Mattarella. Spiega di aver ovviato per brevi periodi con agenzie interinali, ma chi arriva e si forma poi sceglie di andare via. È una calamità per il mio comune, piccolo borgo di montagna, che però ha le stesse necessità, obblighi e processi degli altri. Se continua così saremo costretti a chiudere. Questo l'appello che il sindaco di Argentera ha rivolto direttamente al Presidente della Repubblica Mattarella. Ed ora veniamo allo sport. Pallavolo, occhi puntati all'inizio di campionato, ovviamente quello maschile. Domenica finalmente, penso per voi, finalmente si cominci, perché dopo tanto tempo di preparazione, allenamenti, presentazioni, conferenze stampa, di tutto e di più, penso che non vediate l'ora di scendere in campo, giusto? Sì, finalmente si fa sul serio, perché ovviamente tutte le stagioni cominciano con una fase di preparazione, poi bisogna, l'obiettivo è quello di iniziare il campionato, siamo vicini, domenica si inizia e scopriremo tante cose. Com'è andata questa preparazione, come abbiamo detto, lunga, ma è giusto che sia così? Prima, insomma, la parte più fisica di lavoro dopo la pausa e le vacanze estive, poi le prime amichevoli, com'è andata? Che bilancio puoi... Ma direi bilancio positivo, perché comunque abbiamo fatto una fase, come hai detto tu, lunga di preparazione sia atletica che tecnica, che ci sta portando all'inizio del campionato in condizioni buone. Abbiamo solo una defezione a livello fisico che speriamo si risolva a breve a livello di organico, quindi per adesso stiamo abbastanza bene a livello fisico, ripeto, e bisognerà poi vedere la nostra evoluzione tecnica a che punto è, perché noi ci possiamo allenare, possiamo fare delle amichevoli, ma poi quando arrivano le partite è tutta un'altra musica. Chiediamo anche a te di fare un appello ai tifosi per venire, perché insomma possono essere un valore in più, no? Assolutamente sì. Numerosi al Palasport a seguirci, speriamo di regalarvi delle emozioni anche quest'anno. La pallavolo maschile è molto bella, nonostante ci sia la femminile, ma è molto bella la pallavolo maschile e noi speriamo di regalarvi delle soddisfazioni. C'è un'iniziativa molto bella in occasione della prima partita, l'esordio della prima squadra, vorrete insomma tributare i giusti applausi, quello che si meritano, all'Under 16 che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, quindi ci sarà prima della partita questa passerella, giusto? Sì, è una cosa secondo me molto bella, che la società ha fortemente voluto naturalmente per cercare di gratificare questi ragazzi che l'anno scorso hanno veramente raggiunto un grandissimo risultato. Quindi ci sarà la presentazione in campo per la 16 che ha vinto lo scudetto e in più ci sarà sugli spalti la presentazione di tutte le squadre del settore giovanile, quindi sarà un momento di grande festa, quindi questo è sicuramente un'ottima iniziativa da parte della società. Bene, siamo arrivati all'ultimo servizio. Con lo sport si chiude l'edizione del telegiornale di Telegranda. Prima di lasciarvi vi ricordo il nostro rotocalco di informazione che ripercorre le principali notizie della settimana e naturalmente anche i servizi. Il rotocalco è grande a 7, va in onda sia sabato che domenica. Grazie per averci seguito, arrivederci.